Mister, buona la prima. Meno male, perché arrivavamo da un momento di incertezze, abbiamo fatto una serie di amichevoli nella prima partita di Coppa Italia, che ci portavamo più dubbi che incertezze, però stasera la squadra, appunto, come di incanto, ha ritrovato un modo di stare in campo. Sicuramente il 4-2-3-1 e il 4-3-3 i giocatori hanno trovato un modo di stare in campo, che si esprimono meglio, leggono meglio la partita, la sanno soffrire cercando di non cedere meno agli avversari, e quindi dai, nel giro di 10 giorni la squadra è cambiata e questo ci fa veramente piacere. Ministro, buonasera. Fino a che punto la contestazione che sentiamo nei confronti del Presidente può influire sull'ambiente, diciamo, almeno per quello che vedete? No, io sono da Pescara, lo sapevo che c'era una contestazione, una situazione abbastanza anche pesante, però io Pescara lo vedevo come un posto che doveva essere un premio al fatto che io ho sempre visto questa città, questa squadra che praticava un calcio che io invidiavo, mi sarebbe piaciuto essere un protagonista di queste avventure che avevo visto in questi anni, e quando mi è capitata non ci ho pensato, non ho pensato a niente, ho pensato solo andiamo e cerchiamo di trovare questo filo della magia per poter tutti insieme godere di certe prestazioni, e stasera è stata una partita, appunto, che i nostri tifosi hanno meritato e che noi siamo riusciti a fare. Buonasera, mister. Quanto vi ha agevolato il primo gol realizzato? Diciamo, ammesso che poi c'è stata la reazione dopo aver subito il gol, il segno evidente anche di carattere della squadra, no? Però il primo gol realizzato, quanto vi ha agevolato? Tanto, tanto, perché sono infortuni, è difficile che a volte capitano, però capitano. Questa volta sono capitati a nostro favore, e quando succede un episodio del genere, anche psicologicamente, chi lo subisce, insomma, ha un contraccolpo. Quindi noi, quell'episodio ci ha dato un buon vantaggio. Un'ultima cosa, scusi se insisto, non ha sorpreso, voglio dire, lo schieramento tattico un po' della Ternana, no? Ci si aspettava il solito 4-2-3-1 della formazione rossoverde. Abate ha cambiato un po' questa sera, la sorpresa, questo tipo di cambio dall'ultimo momento. Ma la Ternana facevo iniziata la partita con 4-2-4, certo. Aveva due larghi, ma non, per noi non cambiava nulla, cioè ci facevo 4-2-3-1 o 4-2-4, gli incastri da andare a mettere pressione alla Ternana erano gli stessi, quindi per noi non cambiava niente. Quindi, sapevamo che avendo messo due punte di ruolo qualcosa cambiava. Io pensavo più che avessero fatto un 4-3-1-2 e invece hanno fatto il 4-2-4. Grazie. Mister, quanto manca ancora a Pescara per essere, diciamo così, al 100%, ma comunque al 90% anche dal punto di vista di rosa? E poi oggi nella Ternana c'era un suo giocatore che ha vinto con lei il campionato a Palermo, che è Damiani. Non so se vi siete scambiati qualche battuta. No, io ti posso parlare solo dei giocatori del Pescara. Ti posso dire che noi dobbiamo crescere molto, perché se noi pensiamo che stasera abbiamo risolto tutti i nostri problemi e che questa vittoria ci tiene alla strada, vuol dire che andiamo dentro a un burrone. Cioè, noi sappiamo che c'è da lavorare tanto, c'è ancora da mettere tanto fieno in cascina, però i ragazzi hanno scelto la strada del lavoro, la strada dell'applicazione, soprattutto l'umiltà di sapere che quando si vince, tante volte, come l'episodio che c'è stato del gol fortunoso, ci ha dato un vantaggio, quindi la prossima partita perché possiamo sempre avere questi tipi di vantaggi. Bisogna andarci a sudare durante la settimana con la dedizione come hanno fatto finora. Salve, mister. Si aspetta qualcosa da quest'ultima settimana di mercato? No, io guardi, non voglio mai parlare di queste cose, perché io ho scelto il Pescara cercando di non ragionare come ragionano un allenatore globale, pensando alla rosa, ai giocatori. Io voglio solo pensare che sono stato fortunato a capitare qui, perché mi piace la città, mi piace la storia di questa squadra, mi piace tutta la fiducia che hanno riposto in me. La maggior parte dei tifosi vedo quando vado a prendere un caffè o quando vado a mangiare una pizza,
credo che nei miei confronti hanno grande, grande affetto, quindi vorrei, ecco, appunto, pensare solo a queste cose, non pensare a altro, perché se uno si mette a pensare all'allenatore, poi la magia finisce, la magia sparisce.